Il Censis ha fatto un racconto degli ultimi decenni della realtà italiana. Ce lo vuole raccontare? Gli ultimi decenni sono molto complessi. In poche parole, io dico sempre che la realtà italiana è cresciuta per moltiplicazione dei soggetti. E sono i tanti soggetti che hanno fatto l'Italia. Non è stato lo Stato, non è stata la grande impresa, non è stata la politica. È stata una società di piccoli imprenditori, milioni di piccoli imprenditori, milioni di piccoli artigiani, commercianti, milioni di realtà locali. I soggetti hanno fatto la loro corsa, alcuni l'hanno vinta e sono diventati importanti, gratificati, in qualche modo felici. Altri non l'hanno vinta, penso ad esempio a una parte del ceto medio che fino a un certo punto è arrivato, poi l'ascensore si è fermato e non è andato più su, non sono diventati dei neoborghesi, sono rimasti ceto medio e lì soffrono di non aver vinto la battaglia, di non aver portato innanzi la propria tensione alla crescita e lì si è annidato un po' di rancore, il rancore di quel che non è stato. Oggi vincono in termini personali quelli che fanno ancora spinta in avanti, penso a tutte le imprese che esportano, a tutti i settori che vanno bene, dall'enogastronomia agli impianti industriali, ai macchinari, al vecchio Made in Italy, quelli che continuano ad andare bene, continuano a guadagnare, continuano ad avere un peso, un prestigio internazionale che altri non hanno. C'è invece il corpaccione, dico io, della società italiana che si era sviluppato facendo crescita del ceto medio, quello che abbiamo chiamato cetomedizzazione. Nel momento in cui si è formato la cetomedizzazione, cioè non si è passati dal ceto medio a una nuova classe borghese, e beh, lì si è creato un problema. E se vede oggi la politica italiana è questo impasto di ambizioni ad andare avanti e di rancore di quel che non c'è stato. Una situazione di contraddizione che però tutto sommato in Italia abbiamo sempre superato attraverso un aggiustamento continuato, quello che noi abbiamo sempre detto, questo è un paese continuista, continua a crescere su se stesso, anche quando ci sono tensioni contrarie.